Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite. Sabato 19 ottobre 2024, ormai mancano 2 settimane alla fine della stagione e siamo qui come ogni giorno per mappe creative e livellare il pass battaglia. Sono usciti i villain proprio stanotte della Disney con Malefica, Capitano Uncino e carica di 101, non mi ricordo il nome, ma fa niente, se volete supportarmi questo è il codice creatore e vi ricordo che dovete iscrivervi al canale e attivare la campanellina, mi raccomando, fondamentale perché domani, ore 18, quindi domenica 20 ottobre, seconda tappa del torneo Coppa Gian, in palio 1000 V-Buck per il vincitore. Modalità 0 costruzioni in singolo. I primi 99 parteciperanno alla seconda tappa della Coppa Gian, riservata a tutti gli iscritti. Quindi mi raccomando, campanellina, pollicione e cominciamo con il video di oggi. 8584 8379 5621 Pro New Gun and Gear, nuovo percorso della versione 47, quindi fondamentale controllare, verificare la versione e startare la mappa in modalità partita privata. Ok? Detto ciò, una volta startata la mappa, andiamo subito a vedere dove si trova il timer, la timer key room, che si trova esattamente giù nell'arena. Recuperiamo un movement. Qui c'è lama rampina lì. E qua sopra il cavo, praticamente nell'angolino a destra, base e tasto secret, vedete, in questa position. Una volta entrati, a sinistra abbiamo il tasto start, recuperiamo anche il rampino e attendiamo lo scadere del timer. Io vi porto la mappa col secondo account perché di là il 1001 l'abbiamo già fatto quasi una settimana fa, quindi qui andiamo avanti fino alla fine della season, quindi li sommeremo. Qua siamo al 120, mi sembra, quindi 1121, direi niente male. Tasto FK che ci darà punti XP in moneta FK, poi tasto back e una volta ritornati qui scendiamo giù nell'arena e dove c'è il cactus ci giriamo intorno, quindi andiamo dietro il cactus, lo lasciamo sulla nostra sinistra e da qui facciamo 3 rampe e poi 5 basi verso l'esterno. Ci giriamo, 5 basi e qui avremo la nostra secret room. 1, 2, 3, 4 e 5. Eccolo qui, tasto secret room. E una volta entrati in questo bellissimo palazzo sulla nostra destra, palazzo che arriva direttamente da pinnacoli pendenti, saliamo le scale fino all'ultimo piano, se non erro. Ok, sì, saliamo ancora. Qui dobbiamo salire ancora e ancora un piano. E qui dove c'è il tavolo, al centro della stanza, dietro, quindi ci giriamo intorno. E dietro avremo il tasto interagisci, primo dei due secret XP button e primi punti esperienza in quantità maggiori. Ma non è finita qui, quindi andiamo avanti, riscendiamo nell'arena, andiamo ad aprire il nostro cavò. Potevamo farlo anche prima, vabbè, un po' per spezzare. E andiamo ad attivare il tasto che c'è al suo interno qui sulla sinistra, una volta entrati. Eccolo qui, lo attiviamo. Fatto ciò, dobbiamo ritornare nella secret room e andare a vedere il secondo secret XP button. Quindi rientriamo. Perfetto. E una volta entrati, esattamente qui, dove vi farò vedere ora, troverete il secondo Secret XP
button di questa run. Quindi saliamo le scale, le saliamo ancora una volta e qui dove c'è questa pila di pellet, di pallet, qua in alto, eccolo qui, secondo secret XP button. Intanto abbiamo fatto il livello 123, che vanno sommati agli altri 1001 del primo account. Davvero, davvero non male. Chiudiamo la run come al solito con la bouncer room, che si trova all'interno della key room. Quindi scendiamo giù, cavo e bouncer room. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo stasera in live per continuare la scalata in ranked 0 build rientro. Quindi, se volete partecipare, becchiamoci stasera in live. Scrivetemi nella chat sotto che volete partecipare. Quindi, ci vediamo dopo. Ciao, 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 ciao.